Vivere non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere quando ti trovi accanto a me. Un caro saluto a tutti. Approfitto di questo video per poter spiegare e delucidare, nei limiti del possibile, alcune cose. Comincio sulle richieste che mi vengono fatte circa il numero telefonico come contatto. Ecco, in casi estremamente rari elargisco su mia discrezione il numero di telefono, ma non posso diversamente per un motivo molto semplice. Ho un elevato numero di richieste di clientela, allievi, senza contare i curiosi e i perditempo di passaggio. Per cui vi ritroverei ogni 10 minuti con il telefono che squilla o vibra, eccetera. E dovrei passare poi l'intera giornata a dialogare, essendo peraltro io caratterialmente di poche parole. Non avrei così un attimo per potermi dedicare ai riti che necessitano di preparazione e concentrazione, i riti che svolgo anche per voi. Poi, come sapete, scrivo, faccio studi e ricerche e il modo migliore per contattarmi rimane ed è sempre quello tramite email, come indicato in tutti i miei video. È in primis quindi una questione di traffico elevato e non ho purtroppo un call center o collaboratori a disposizione. Perché sono un occultista differente, non certo per tirarmela. Sono differente perché oltre a essere un occultista, un esoterista, sono anche un iniziato. Questa parola ha valenza specifica e si fa presto a dire sono stato iniziato o parlare di iniziazione. L'iniziazione non è un cerimoniale qualora pure fosse contemplato come prassi. L'iniziazione è la trasformazione e ancor più la trasmutazione graduale di un individuo. E man mano che si avanza non si può neppure spiegare agli altri. E da qui nasce l'implicito tacere. La parola tacere è automatico. L'iniziato da neofita passa ad adepto e infine al livello di maestro, che non è un nozionista o un abile praticante, ma colui che grado dopo grado, livello dopo livello, effettua la sua evoluzione coronale, questa zona energetica qui. In pratica, quello che egli comprende non può essere compreso che da coloro che hanno fatto lo stesso percorso e lavoro su di sé, sia a livello concettuale che psichico che comportamentale. Perché l'iniziazione è uno stile di vita. La magia, se rimane praticheria, non apporta nessuna crescita, bensì rafforza l'ego. Mentre, se impiegata per detronizzare l'ego, la relativa storia personale, con le proprie abitudini e vedute relative, questo è praticamente l'ego, si arriva a compiere l'opera di se stessi. La magia non è misticismo, la magia è spiritualizzazione della materia. Altra cosa, non confondetemi o paragonatemi ad altri, anche se tutti usiamo un lessico più o meno identico. La mia formazione è differente, ripeto. Quando navigo nel web, nei social, nei forum di discussione, trovo che è stracolmo di spacciatori quanto di menti ottuse, che pensano di sapere ogni cosa.
Questo è un danno verso gli altri. Ripeto, la mia formazione non riguarda prettamente la letteratura e gli studi esoterici classici, che peraltro sono di natura obliqua e pieni di trabocchetti. Nei miei video parlo di argomentazioni comuni a tutti i ricercatori, appunto tramite la letteratura. Ma io, ripeto, mi occupo anche di un sapere che è extraletterario. E quindi in questi video comunque spiego le varie valenze dei contenuti classici della letteratura esoterica, le varie chiavi di lettura. Il mio esoterismo personale, tuttavia, appunto, è un altro, ancorato ai misteri che mi hanno trovato e si sono dispiegati per via della mia meritevolezza. L'iniziato ha il diritto di vivere secondo la sua legge, di vivere nella via che vuole seguire, di lavorare come e dove vuole, di divertirsi come vuole, di riposarsi come e quando vuole, di morire come e quando vuole. L'iniziato ha il diritto di mangiare ciò che vuole, di bere ciò che vuole, di abitare dove vuole, di spostarsi come vuole sulla faccia della terra. L'iniziato ha il diritto di pensare ciò che vuole, di dire ciò che vuole, di insegnare, dipingere, scolpire, incidere, modellare, costruire come vuole, di vestirsi come vuole. L'iniziato ha il diritto di amare come vuole, con chi vuole e con quante persone ritiene di rapportarsi. L'iniziato ha il diritto di difendersi da chiunque voglia privarlo di questi diritti. Solo gli schiavi di se stessi e degli altri servono. Il cammino dell'iniziato è opposto a quello dell'individuo comune, che è chiuso all'ignoto, trattenuto dalla paura, dalla presunzione e dalla propria importanza personale. L'iniziato dispone strategicamente la propria vita con il potere delle proprie decisioni. Tutto dipende dal suo potere personale e questo dipende dalla sua impeccabilità. L'iniziato non agisce per profitto proprio, ma segue gli indizi, i segnali e i richiami del potere occulto, ovvero dell'astratto, ovvero dell'ineffabile. Finché si agisce da iniziato, non conta la natura dei propri atti. Occorre lasciar stare gli altri, sostenerli solo in ciò che sono, fin dove arrivano, aprirsi solo in funzione di quanto si evince possano comprendere gli altri. Un iniziato non ha una vita propria, cessa di essere persona umana, perde la forma umana dal punto di vista aurico e energetico. La condizione umana non fa più parte del suo orizzonte, cerca solo la libertà totale, l'essere completo. L'iniziato accetta ogni cosa per il suo valore apparente. Accetta senza accettare, rifiuta senza rifiutare, si muove e agisce di conseguenza, senza preconcetti, solo entrando in empatia con le manifestazioni fenomeniche dello spirito, che si esprime appunto tramite eventi, tramite il kairos, il sogno significativo, la spietatezza, detta anche il luogo della stregoneria. Un caro saluto e proseguiamo con altri video. Presto. Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.